In Lega Pro sono iniziate le gare di recupero, quelle non giocate per gli ormai tristemente famosi ricorsi e controricorsi che per il girone B, quello della Pistoiese, hanno riguardato il Teramo e il Savona. Mercoledì sera si sono giocati due match non disputati nella prima giornata, Ancona-Teramo finita 1-0 per i padroni di casa e Savona-Pontedera terminata con un rocambolesco pareggio. Al Conero ha deciso tutto l'ex abruzzese Sassano alla mezz'ora del primo tempo, abile a sfruttare uno scellerato retropassaggio. Squadra di mister Cornacchini, seconda in classifica alle spalle della SPAL. È stata una partita durissima dal punto di vista fisico, mi sembra che si è visto, perché abbiamo giocato con una squadra organizzata, che ha fisicità, che ha giocatori importanti, perché giocano da due anni nella stessa maniera. Non conoscevo l'attaccante Moreo, mi ha fatto un'ottima impressione, insomma, una squadra forte. Però secondo me i ragazzi sono stati strepitosi, sinceramente, oggi. Hanno fatto una partita di un'attenzione incredibile. Ultimi attimi della gara determinante in Liguria per il meritato pareggio del Pontedera, che ha dovuto rincorrere i padroni di casa, passati in vantaggio al 20° con Antonelli, fino al 94° minuto e 50 secondi. Il punto è arrivato dall'acrobazia di Vettori. Quando pareggi a quel punto là, la squadra è in vantaggio, sempre qualcosa da recriminare, però se andiamo a vedere nell'arco della gara, insomma, il pareggio ci sta, credo, senza ombra di dubbio. Nonostante di queste quattro partite facciamo molto fatica a concretizzare. Questo è il secondo gol, il primo l'avevamo fatto su palla ferma. Questo è il primo gol che facciamo palla a movimento. È chiaro che abbiamo i problemi in fase realizzativa, però io sono contentissimo della squadra, perché me l'avessero detto prima dell'inizio dell'anno che avevamo 5 punti e giocavamo anche bene, perché tra l'altro cerchiamo sempre di giocare. Tutti questi ragazzi, ecco, sono soddisfatto.